Momenti di tensione venerdì scorso all'hub vaccinale del Porto. Si è registrata un'aggressione nei confronti di una giovane dottoressa da parte di un uomo che non voleva firmare il consenso informato e che si faceva riprendere col cellulare da un'accompagnatrice. La ragazza è stata bloccata nella stanza, ma sono intervenuti gli agenti di sicurezza e la polizia. Il servizio. Sono sempre più frequenti i momenti di tensione all'hub vaccinale del Porto. L'apice si è raggiunto venerdì scorso, quando si sono registrati momenti concitati tra una giovane dottoressa ed un uomo che si era recato al centro vaccinale per effettuare la prima dose, ma che al momento del colloquio voleva compilare lui stesso la scheda anamnestica, modificandola a suo piacere. In sostanza, il 53enne voleva inserire una nuova clausola con la quale si assegnavano le responsabilità di eventuali effetti avversi del vaccino al sistema sanitario. Tutto ciò ripreso dal cellulare di un'accompagnatrice che era con lui. Quando il medico gli ha spiegato che si poteva solo dare o meno il proprio consenso informato, che l'uomo aveva negato, ne è nata un'accesa discussione, culminata con il 53enne che ha impedito alla ragazza di uscire dalla stanza mettendosi davanti alla porta e ha provato a strapparle il foglio dalle mani perché voleva fotografarlo. Solo la fermezza e la prontezza della 27enne, che al momento dei fatti era solo nella stanza, hanno permesso l'arrivo degli agenti di sicurezza e delle forze dell'ordine prima che la situazione degenerasse. Sul posto è infatti arrivata una volante della polizia, con gli agenti che hanno calmato la coppia. Purtroppo ogni giorno subiamo minacce di qualunque genere di cittadini che vengono al lab vaccinale e non vogliono vaccinarsi, ha affermato la dottoressa che ha preferito rimanere anonima. Ogni volta siamo costretti a chiamare la sicurezza, bloccando le operazioni. Mi dispiace, soprattutto perché rallentano le operazioni di chi vuole regolarmente sottoporsi alla campagna. Stavolta si è andati oltre con la registrazione e un clima di forte tensione. Come detto, sono sempre più frequenti i casi come quelli di venerdì, anche perché sono riprese le prime dosi di chi non era intenzionato a vaccinarsi, ma che deve sottostare alle decisioni del governo. Sulla vicenda è intervenuta anche il direttore generale della ASL Roma 4, Cristina Matranga. Per i nostri sanitari è uno dei momenti più difficili della campagna vaccinale, ha spiegato la DG. A loro voglio dare tutto il mio supporto e la mia solidarietà per quello che stanno vivendo. Non posso infine che condannare questi atteggiamenti e atti di violenza verbale contro professionisti che svolgono il proprio lavoro senza sosta. Abbiamo e stiamo realizzando una campagna vaccinale senza precedenti, ha concluso Matranga, grazie allo sforzo di questi impagabili dipendenti a cui va il mio grazie. Clamoroso epilogo della conferenza dei servizi per realizzare a Civitavecchia il biodigestore proposto da Ambienta Lazio. Assente il responsabile unico della Regione Lazio che non ha presentato il proprio parere, riservandolo ad un momento successivo, ma anticipando il proprio assenso al progetto, nonostante i pareri fortemente negativi della ASL, della Sovrintendenza e delle amministrazioni comunali di Civitavecchia e dei comuni limitrofi. Surreale le parole del sindaco tedesco. Il servizio. Una conferenza dei servizi surreale. Il sindaco Ernesto Tedesco definisce così l'incontro che si è tenuto ieri sul progetto di biodigestore di Ambienta Lazio, che dovrebbe trattare 120.000 tonnellate di rifiuti organici all'anno da realizzare a Civitavecchia in località Monna Felicita. Un incontro al quale hanno partecipato, tra gli altri, oltre al sindaco, la sovrintendenza archeologica e la ASL Roma 4, che hanno presentato i rispettivi pareri. Assente invece il responsabile unico della Regione Lazio, che non ha presentato il proprio parere, riservandolo ad un momento successivo, ma anticipando il proprio assenso al progetto. Avevamo già espresso il nostro parere negativo per una serie di ragioni urbanistiche e ambientali in una precedente conferenza dei servizi sul mega digestore che la Regione Lazio vorrebbe catapultare sul nostro territorio, ha dichiarato il sindaco Ernesto Tedesco, ma la Regione è tornata alla carica. Si trattava dell'appuntamento definitivo, ma la responsabile non si è nemmeno presentata, facendo sapere che il parere della Regione è in fieri, ma che comunque sarà positivo, nonostante i pareri fortemente negativi della ASL, della Sovrintendenza e dell'amministrazione comunale che rappresento, nonché dei comuni limitrofi. Ma come? E delle motivazioni non ne vogliamo discutere?
Il sindaco ha aderito alla richiesta di sospendere la conferenza, che sarà ripresa il 28 gennaio, quando sarà pronto il parere della Regione Lazio. Mi auguro che i rappresentanti del territorio presso la Regione si adoperino per dare supporto al Comune di Civitavecchia, continua il primo cittadino. Non vorremmo che le perplessità anticipate qualche giorno fa si concretizzino davvero nella previsione di un parere favorevole che sarebbe pregiudizievole per tutto il territorio. Fortemente contrariato l'assessore Manuel Magliani, il quale ravvisa numerose criticità nella procedura in essere, che rappresenta un vero e proprio colpo di spugna rispetto ai tanti sbandierati principi di prossimità e autosufficienza rimarcati dal piano rifiuti della Regione Lazio. È veramente inconcepibile la volontà di portare in una città così esposta da un punto di vista ambientale ben 120.000 tonnellate annue di rifiuti organici, dichiara il vice sindaco, tenuto conto che la produzione di tali rifiuti nella nostra città è quantificata in circa 7.000 tonnellate annue. Peraltro si parlerebbe di un transito di circa 20 camion al giorno, senza dimenticare la quantità non trascurabile di scarti che in ogni caso andrebbero conferiti in discarica. Quindi, conclude l'assessore all'ambiente, l'impianto non rappresenta in ogni caso una soluzione valida e sostenibile rispetto alla necessità del territorio. Non è una situazione facile per le scuole cittadine, con gli istituti che contano tante classi in isolamento e in quarantena. Al fine di gestire al meglio la situazione, il Comune, con l'assessorato all'istruzione, mantiene un contatto diretto con l'ASL Roma 4 e con i presidi. Sentiamo l'intervista all'assessore Monica Picca. Assessore Picca, non è sicuramente un momento facile per il suo assessorato, in particolare ovviamente per la questione delle scuole con il Covid che imperversa in molte classi cittadine. Qual è la situazione, assessore? È una situazione di emergenza. Chiaramente l'assessorato vuole far sentire la propria presenza non solo ai dirigenti scolastici, alle insegnanti e soprattutto all'utenza, alle famiglie, cioè essere presenti come amministrazione vuol dire recepire quelli che sono i dati del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL e fare da raccordo. La comunicazione, questo voi chiaramente ci insegnate, è fondamentale anche per cercare di allentare quella tensione che evidentemente viviamo tutti i giorni. Per quanto riguarda le questioni al di là del Covid, assessore, lei lo è diventato da poco, che situazione ha trovato a Civitavecchia? Confortante? C'è da lavorare? C'è sicuramente da lavorare, chi mi ha preceduto sicuramente ha fatto bene, ma in questo momento bisogna agire. Noi stiamo mettendo in campo una serie di tavoli di confronto che diventano fondamentali con gli organi competenti, sia con l'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, sia anche per quanto concerne i trasporti. Quindi l'assessorato all'istruzione deve essere focale, soprattutto il centro, per poi mettere insieme tutta una serie di organi competenti che possano lavorare per andare a risolvere le problematiche dall'edilizia scolastica ai trasporti e chiaramente tutto quello che gira intorno alla scuola. Quindi in questa situazione in divenire è tutto in stand by, vista l'emergenza di cui ovviamente ha parlato prima e che vediamo riscontrata poi nella tabella con tutte le classi che sono in quarantena, in isolamento, in tutte le varie tipologie che sono previste nel decreto? No, non siamo fermi, chiaramente bisogna lavorare su due fronti. Da una parte il giorno per giorno, che è fondamentale e soprattutto è prioritario per l'assessorato, perché dobbiamo andare a risolvere i problemi critici del giorno per giorno. Dall'altra, in prospettiva invece, già lavoriamo per creare delle situazioni più agevoli dal prossimo anno scolastico con la ripartenza, e quindi lavoriamo in sinergia con l'assessorato ai trasporti, in sinergia con l'assessorato la delega all'edilizia scolastico. Quindi è fondamentale cercare di ragionare anche in prospettiva, sperando anche in un segnale positivo, insomma, di questa pandemia. Ecco, siete in contatto diretto con la ASL, ci sono rassicurazioni in questo senso quando si arriva a questo picco e quando la situazione torna quasi normale? Guardi, questo lascio parlare i medici in tal senso. Noi siamo positivi, vogliamo lanciare un messaggio positivo, stiamo reagendo bene, veramente gli educatori, i dirigenti scolastici, gli insegnanti stanno veramente in frontiera e stanno però reagendo bene e lavorando molto, questo bisogna farlo presente. Cantiere aperto in Viale Lazio. L'assessorato ai lavori pubblici ha messo in campo un'approfondita riqualificazione dell'arteria di collegamento tra Campo dell'Oro e San Gordiano. Lo stato di degrado della strada, una delle più importanti della città, dichiara la presidentessa del Consiglio Comunale Emanuela Mari, è sotto gli occhi di tutti.
Abbiamo apportato alcune migliorie in attesa di un intervento più risolutivo. Dapprima si opererà sui marciapiedi fortemente sconnessi, assicurando una fruizione finalmente in sicurezza da parte di pedoni e praticanti sportivi che lo utilizzano quotidianamente. La riqualificazione di Viale Lazio, sottolinea l'assessore ai lavori pubblici Roberto D'Ottavio, riguarderà anche la pavimentazione stradale per eliminare dissesti e avvallamenti. Presto apriremo altri cantieri in altre zone della città, seguendo una precisa programmazione disposta dagli uffici. Per l'ASP i campionati sono praticamente tutti fermi, ma arrivano comunque delle soddisfazioni attraverso il progetto Etruria Volley avviato la scorsa estate con il Tuscania. Nella squadra bianco-blu che milita in Serie A3 ha debuttato nella scorsa partita vinta per 3-0 nello scontro al vertice contro il Lecce il giovanissimo classe 2005 Emilian Sandu. Coach Passaro ha deciso di fare affidamento sul ragazzo cresciuto nel vivaio aspino e che vanta a soli 17 anni da compiere nell'anno corrente un'altezza di 2,5 m. Tanta la soddisfazione non solo per la dirigenza dell'ASP ma anche per gli allenatori Vittor Perez, Alessandro Sansolini e Barbara D'Agostino che stanno curando la crescita dei ragazzi che hanno intrapreso il loro percorso nel progetto. Emilian Sandu, in un periodo in cui purtroppo si gioca poco a pallavolo, solamente le squadre di Serie A riescono a scendere in campo, è stata una grande soddisfazione per te, sei riuscito a debuttare con Tuscania in Serie A3, tra l'altro in un big match, un match molto importante contro Lecce. Sì, era un match molto importante, specialmente per il futuro della società. Ho avuto molte emozioni che ho provato poche volte nella vita, specialmente per il tifo che era numeroso per spronare i giocatori. Eh sì, insomma, una partita molto importante, poi sappiamo c'è molto movimento lì a Tuscania, quindi com'è stato quando ti hanno detto vieni a giocare per questa partita importante? È stato emozionante, specialmente che faccio pallavolo da 2 anni, da poco, quindi già arrivare a questi livelli è una grande soddisfazione. Ecco, spieghiamo proprio questo, mi aggancio a quello che hai detto, che giochi a pallavolo da pochi anni perché hai iniziato con la palla a mano, poi insomma ti vediamo 2,5 m, quindi la scelta non è stata molto complicata, o pallavolo o basket, quindi hai deciso di scegliere questo sport. Com'è andata, come sei cresciuto, anche perché sappiamo che anche tuo fratello ha approcciato la pallavolo? Sì, sono cresciuto a Civitavecchia grazie ai miei allenatori che mi hanno trattato bene, e ringrazio specialmente le due società per il progetto dell'Etruria Volley e che mi hanno aiutato a arrivare dove sono ora. Ho parlato anche con coach Alessandro Sansolini, mi ha detto guarda, questo ragazzo crescerà, farà molto bene. Che obiettivi ti poni invece per quanto riguarda il futuro? Hai qualche sogno, qualche obiettivo particolare? Il mio obiettivo è sempre arrivare sempre più in alto, entrare nel mondo della pallavolo e impegnarmi in campo per raggiungere i miei obiettivi. Ti lasciamo agli allenamenti perché sappiamo che devi andare ad allenarti. Sì. Un centrale di prima linea, quindi insomma, sotto rete, a muro, qualità davvero importanti. Sì, sì, è un ruolo importante e cerco di migliorare, ecco. Ieri sera Marco Dellungo sarebbe dovuto scendere nella vasca del centro sportivo dell'Università Bocconi di Milano con la sua Prorecco per affrontare lo Jug Dubrovnik in Champions League. Partita cancellata a causa delle positività che hanno coinvolto la squadra croata con vittoria a tavolino dei Liguri. Ma il presidente recchelino Maurizio Felugo ha avuto un'idea speciale. La squadra di Dellungo è scesa comunque in vasca, ma per affrontare in una gara di esibizione davvero spettacolare un All-Star composta da molti dei più forti giocatori di Serie A1, allenata dal CT del Settebello, Sandro Campagna. Un'idea nata anche per non perdere la copertura televisiva in diretta di Sky Sport 1, che ha trasmesso l'incontro, terminato sul 14-10 per la Prorecco. Termina qui questa edizione del TRC Giornale. Prima di salutarvi vi ricordiamo di seguirci anche sui nostri canali social, Facebook, YouTube, Instagram, oltre che sul nostro sito www.trcgiornale.it.